Dopo 34 partite, la squadra purtroppo non è riuscita, no, a togliersi questi piccoli difetti che hanno caratterizzato l'intera stagione. È arrivato un pareggio, e ci è bastato, ecco, diciamo così, no? Però non dovevamo arrivare a questa situazione, però ora ci siamo e va bene. Facile pensare che non puoi essere, cioè, ma sei contento del risultato finale raggiunto, ma non di quello che hai visto, immagino. Beh, è chiaro che non sono contento di quello che si è visto in campo, perché, o meglio, cioè, tante cose non mi sono piaciute, qualcosa bisogna salvarla, perché secondo me qualcosa va salvata. Alcune situazioni secondo me sono state fatte anche discretamente. È chiaro che complessivamente si fa fatica a dire che è stata una buona gara, perché i fattori per renderla una buona gara dovevano essere diversi, invece la paura, oppure soprattutto la paura, a mio avviso, di dover vincere a tutti i costi in alcune circostanze ci ha penalizzato, perché non ci ha reso lucidi nel capire quale potesse essere o l'ultimo passaggio o l'idea del momento di magari aggirare l'avversario piuttosto che verticalizzare o altre cose, insomma. Siamo stati bravi a dimostrare voglia nel raggiungere quantomeno il pari, o comunque a non starci a perdere. È chiaro che siamo contenti perché abbiamo raggiunto i playoff, ma tocca che ci diamo una registrata, insomma. Anche perché mi capita un avversario sicuramente sulla carta più difficile, no, da affrontare. Dicevamo prima con i giocatori che però è un avversario che è deluso, no? Fondamentalmente ha sentito il profumo della Serie C, adesso si trova a giocare questi playoff che fondamentalmente non è che portano allo stesso obiettivo. Certo. Quindi quella potrebbe essere per voi un'arma da sfruttare. Ma l'Aglianese farà sicuramente di tutto per dimostrare di essere la seconda forza del campionato. Se noi ci limitiamo a pensare che siccome l'Aglianese potrebbe essere delusa, quindi noi avremmo vita facile, stiamo già sbagliando in partenza a pensare questo. Io credo che l'Aglianese sia un'ottima squadra e noi dovremmo usare tante altre armi per cercare di vincere. Moralmente probabilmente non saranno al top, ma anche noi nell'ultimo periodo moralmente non siamo stati al top. Se io guardo le ultime due partite, di moralmente si fa fatica a trovare qualcosa di positivo, no? Oggi di positivo c'è che abbiamo raggiunto i playoff, ci sono poi tante cose non positive a cui guardare con cura. Sì, sì. Sì, sì, sicuramente faremo i conti con l'infermeria e con il giudice sportivo, però sicuramente in 11 andremo ad Agliana, poi sono convinto che chi sarà chiamato in causa cercherà in tutti i modi di dare il massimo, e magari non, tra virgolette, non avendo non avendo l'assillo del risultato, però per come siamo arrivati ai playoff, per come siamo arrivati magari disperatamente ai playoff, magari ci sarà quella tensione giusta piuttosto che la troppa tensione ad affrontare questa gara. Per una volta avete voi la mente libera e non gli avversari. si spera questo, sì, è chiaro che si spera quantomeno nella lucidità mentale per preparare ed affrontare una gara. No, assolutamente no, non me lo sarei aspettato, visto comunque le tre vittorie ottenute con caparbietà e forza di volontà, e quindi
quella col Ghivizzano e anche la partita di oggi, anche se sono state comunque due partite diverse, nel senso che oggi avevamo più voglia di aggredire, più voglia di sopraffare l'avversario. Abbiamo fatto tanti errori, però abbiamo creato anche diverse occasioni in cui si poteva fare meglio, non dico azioni clamorose o gol clamorosamente sbagliati, però ci sono delle azioni in cui potevamo far meglio. Col Ghivizzano è stato il nulla proprio più assoluto. Oggi la gara è stata diversa, l'avversario era diverso, deluso ma non morto, e comunque ci ha reso la vita difficile anche la Marignanese. Simoncelli come sta? Simoncelli è un po' che ha dei problemini, abbiamo cercato sempre di salvaguardarlo fisicamente. Oggi secondo me ha accusato questo dolore un po' prima del previsto e ho ritenuto opportuno dare spazio subito a un altro, proprio perché non me la sentivo di sacrificarlo ancora di più a livello fisico, insomma, ecco. Oggi Remi hai fatto un po' di necessità, perché Ambrosini, quello mi ha colpito, perché Ambrosini per Simoncelli e non un centrocampista per un centrocampista? Perché bisognava vincere la partita e quindi avevo bisogno di dinamicità in mezzo al campo che mi dava Arlotti. Arlotti è il tuo jolly. Arlotti è un jolly. Arlotti ha cuore e non solo, non voglio limitarlo dicendo che ha cuore, però ci sono due o tre ruoli che a lui riescono con facilità e li interpreta in modo offensivo come piace a me e come secondo me in quel momento servisse. Quindi ho preferito arretrare, tra virgolette, Arlotti, quindi dare un punto di riferimento in meno con un uomo di corsa, di velocità e di tecnica e magari dare l'opportunità a Ambrosini di distribuire palloni. Quindi questa è stata la mia idea sulla sostituzione di Simoncelli. Dovevo stravolgere un po' di gambe, ecco, diciamo così. Ah no, in realtà Pecci non ha chiuso terzino, in realtà Pecci era la terza punta esterna, ha speso tanto, è chiaro che quel ruolo soprattutto è un ruolo di sacrificio per come lo interpreta lui, perché ha caratteristiche diverse da Arlotti e quindi ha speso molto fisicamente, non ha, diciamo che quando l'ho sostituito era calato fisicamente, quindi sembrava che fosse diventato un terzino, in realtà non era, tra l'altro in quel momento ci eravamo messi a tre in difesa, quindi a maggior ragione. Non si è notata la difesa, perché è stato veramente... No, ma ha speso tanto, è un ragazzo che dà l'anima anche lui in queste partite, purtroppo oltre a dar l'anima fisicamente, dai l'anima anche mentalmente, quindi magari quelle energie le consumi anche prima del dovuto. Sì, sicuramente il rammarico non è tanto per la partita, perché comunque quello che è stato l'epilogo di questo campionato non è certo dovuto alla partita singola con Rimini o le ultime due partite con Bagnolese e Forlì. Purtroppo è stata un'annata disgraziata, un'annata partita non benissimo e conclusasi purtroppo con un epilogo, non dico scontato, però il peggiore possibile. Io onestamente traccio un bilancio di quella che è stata la mia esperienza, sia pre che post, e onestamente posso solo che ringraziare i ragazzi, perché quando io sono arrivato qua ho trovato un gruppo di uomini veri che mi hanno dato subito disponibilità. Credo che le nostre prestazioni di gruppo, di squadra, sotto la mia gestione, non siano mai mancate, ma mai, mai, mai. Non c'è stata una partita che noi non siamo stati collegati mentalmente e abbiamo agito di squadra dove ognuno sapeva quello che doveva fare. E nelle prime otto partite della mia gestione abbiamo anche messo insieme un bel po' di punti che ci avevano tirato fuori praticamente da una zona rischiosissima. Purtroppo poi sono successe delle cose particolari che hanno portato al mio allontanamento e al mio reintegro a tre partite dalla fine, ma qualcuno giustamente mi dice, cercando di consolarmi, la tua vittoria è essere ritornato, perché in un certo senso
È come se qualcuno avesse ammesso un errore, ma non è così, perché in uno sport di squadra la vittoria individuale è fine a se stessa e non porta da nessuna parte. Come dire che un nostro giocatore avesse fatto il capocannoniere con la squadra retrocessa. La vittoria di squadra è sempre su tutto e il singolo in una squadra viene esaltato solo se la squadra raggiunge gli obiettivi. Quindi non c'è nessun tipo di vittoria personale, anzi c'è molto rammarico, c'è delusione. Se sono tornato perché credevo di poter fare qualcosa di veramente storico e devo dire che le prestazioni sono state su quella falsa riga lì, perché le prestazioni, che se ne voglia, sia a Bagnolo che a Forlì che oggi, sono state prestazioni per me di alto livello. Poi i nostri errori singoli di reparto, le nostre debolezze sono sempre venute, purtroppo ci hanno punito anche un po' oltre i nostri demeriti e ci troviamo qui a commentare una retrocessione amarissima che secondo me si poteva evitare. Ecco. Oggi avete trovato a testa altissima questa partita, avete fatto sudare la linea di pareggio di verso la migliore. Ma noi era doveroso che noi continuassimo su quella falsa riga che avevamo cominciato dal mio rientro. Nel senso, io ho chiesto ai ragazzi, in tre partite, qualunque fosse stato il risultato di ogni singola partita, di giocare sempre la prossima a testa alta, perché era un dovere nei confronti nostro, un dovere morale, un dovere di dignità nei confronti nostro, nei confronti della piazza di Cattolica, che è una piazza splendida, è una piazza orgogliosa, una piazza storica, che meriterebbe altre soddisfazioni che purtroppo noi non siamo stati in grado di dargli. E io non mi vergogno a essere retrocesso con questi ragazzi, perché è ovvio che c'è del rammarico e in cuor mio mi brucia parecchio, però non mi posso vergognare di aver lottato con loro ogni pallone di ogni allenamento e ogni minuto di questa partita, che è stata una partita vera sotto gli occhi di tutti. Non siete mai mancati dal punto di vista della prestazione, no? Mai. Però fondamentalmente siete mancati dal punto di vista dei risultati, che alla fine, in generale, faccio un bilancio purtroppo generale, perché alla fine il bilancio generale è proprio, certo, la processione. Cosa manca? Cosa è mancato a questo gruppo di sicuramente buoni giocatori, no? Al gruppo non è mancato niente, secondo me l'unica cosa che può essere mancata è stata una continuità da un punto di vista della direzione comune. E quando parlo di direzione comune parlo a 360 gradi. Quando si raggiunge un risultato sportivo negativo non esiste trovare il capo espiatorio e non esiste dare le colpe a uno piuttosto che all'altro. È ovvio che le colpe sono da dividere equamente. Si sono alternati tre allenatori diversi in cinque periodi storici diversi. Quando lei mi parla di risultati che sono mancati, io purtroppo non posso fare riferimento a gestioni che non riguardano me personalmente, perché non posso andare a ritroso su quelle che sono state le gestioni precedenti. Io posso parlare della mia gestione, e la mia gestione, che è soprattutto quella intermedia da fine febbraio a fine aprile, è stata una gestione secondo me che ha portato dei risultati, perché i risultati non si possono cancellare. I numeri sono numeri, i punti sono punti. Onestamente nessuno di noi si può permettere di dire che se non ci fosse stato un avvicendamento, se fosse rimasto io, se fosse rimasto un altro, credo che nessuno può dire che la cosa sarebbe andata in maniera diversa, e neanche io, nonostante ho dei numeri sui quali poter far forza, posso permettermi di affermare una cosa del genere. Probabilmente, visto quello che noi avevamo prodotto, avevamo anche eliminato il problema dei gol subiti, avevamo fatto 4 partite senza subire gol su 8, avevamo eliminato i gol subiti nel finale, forse poteva andare diversamente. Non è andata così e io mi prendo le mie colpe, mi prendo la delusione, mi prendo la retrocessione, vado a testa alta, perché secondo me abbiamo espresso un grandissimo spirito battagliero. Sapevo che era molto difficile rientrare qui e portare un miracolo sportivo, ma io faccio l'allenatore di calcio, non faccio il mago. I maghi entrano, fanno le magie, gli allenatori di calcio allenano. E nella singola partita può succedere di tutto. Una finale è una finale. Nel lungo periodo un allenatore può incidere. Quindi io non sono un mago che se ne voglia, sono un allenatore che fa questo mestiere con passione, spero di avere anche delle competenze per farlo,
Credo che il lungo periodo poteva darci ragione. Sì, è stata una partita molto complicata perché siamo andati sotto il primo tempo e tante volte l'ansia in queste partite qui, l'ansia di andare a vincere, l'ansia di non subire gol, può giocare brutti scherzi, quindi siamo stati bravi nel recuperarla, ma sicuramente non abbiamo fatto una prestazione da ricordare, però io, a dire la verità, sono molto contento per la mia prestazione personale perché dopo un'annata non fatta molto bene, nel finale mi sono un po' ripreso, quindi segnare in queste partite mi dà fiducia e adesso andiamo a giocarci playoff col massimo del coraggio e dobbiamo avere anche la massima attenzione perché è una partita difficilissima e noi abbiamo un risultato su tre, quindi dobbiamo andare là e puntare tutto sulla vittoria. Diciamo che non avete chiuso proprio, sembrate quasi un debito d'ossigeno, no? Che non è il miglior biglietto da visita per cominciare 4 giorni, tutti questi giochi 4 giorni, no? I playoff, fate fatica, il caldo, non so che cosa... Sì, ci sono tante scusanti, puoi avere tante scusanti, il caldo specialmente perché comunque è tanto caldo, però noi forse siamo arrivati un po' corti nel finale, ma alla fine i playoff sono partite che si preparano da sole, quindi se non hai quel qualcosa in più ai playoff esci, quindi noi dobbiamo arrivare ai playoff con quel qualcosa in più e metterlo in campo, quindi dobbiamo rifiattare un attimo, riprendere energie e ripartiamo subito da domani a lavorare perché già da domani ci alleniamo e andiamo ad Agliana, come dicevo prima, con un solo pensiero che è la vittoria e secondo me ce la possiamo fare, io credo molto in questa squadra. E le ultime partite non hanno dato ottimi segnali, come dicevi te, però alla fine playoff sono partite a parte e sono sicuro che Rimini va là a fare la partita. Perché vi capita un avversario più difficile, no? Perché forse l'unico vantaggio che ci arrivano sicuramente da delusi, no? Decisamente. Considerando che sono stati veramente un soffio della promozione. Sì, sicuramente loro hanno preso una bella batosta nel finale, alla penultima giornata, a farsi scavalcare, però noi dobbiamo andare lì pensando che loro sono nella forma migliore e pensando solamente alla partita. Secondo me è un avversario veramente tosto, però anche nel girone di ritorno, io l'andata non c'ero, però il girone di ritorno siamo andati là e ce la siamo giocata a viso aperto, quindi non dobbiamo aver paura di niente, li rispettiamo perché ovviamente vanno rispettati come squadra, ma non abbiamo niente in meno di loro e dobbiamo andare là e spaccare tutto. Sei passato dall'essere in dubbio, no, per questa partita all'averla decisa, tra virgolette, anche se è finita in pareggio. Immagino che hai vissuto un po' delle emozioni, visto che mercoledì non hai potuto giocare, hai fatto degli esami, se non sbaglio. Sì, sì. Quindi... più che altro un po' preoccupato perché era una cosa che mi ha un po' scombussolato, diciamo. Non giocare mercoledì è stata anche una cosa a livello precauzionale perché non stavo molto bene, ho fatto tutti gli esami in questi giorni, ho parlato col mister e ha deciso di schierarmi, ero pronto e quindi è andata bene. Poi fortunatamente c'è stato l'assist per il primo gol che mi ha dato ancora un po' più fiducia per il finale e il gol dei due pari sicuramente è stato molto importante perché ci permette di andare ai playoff, però ho passato dei giorni un po' strani, tra ansia, un po' di paura, quindi mi è servita tanto questa partita. Cosa c'era in quell'ultimo tiro per ancora non avanti? Crampi sicuramente perché ero a debito di ossigeno, però c'era tanta voglia di portare a casa almeno un punto perché sapevamo che di là stava 0-0, però sai, il punto poteva anche non bastare, quindi avevamo ancora dei minuti per portare a casa la partita e c'era un po' di tutto, mix tra rabbia, mix tra delusione e anche voglia di portare a casa dei punti che poi, come dicevo prima, vai a giocarti i playoff che sono partite che con la stagione hanno a che fare poco, quindi è un gol importante, diciamo. Il giocatore comunque ritrovarsi, sei stato un giocatore ritrovato in questo finale, visto che hai già dato un po' di quella... Sì, sì, decisamente. Con diversi gol. No, ma anche tramite il lavoro, perché sai, le cose non vengono, magari se sei fortunato vengono anche per caso, però ho lavorato tanto, mi sono messo a lavorare sodo, anche gli allenamenti e... Prima non stavo bene fisicamente, non stavo bene mentalmente e poi il campo dimostrava questo. Adesso sto bene, sono in fiducia e spero di segnare anche i playoff perché dobbiamo portarli a casa. Un classico gol di rabbia, no? Tra quante gambe è passato quel pallone che è balzato 10 volte? Tante, è stato anche deviato ma me lo prendo perché mi serve, mi dà fiducia. Però è... È stato deviato, però è sì, un gol di rabbia, decisamente, se bisogna descriverlo direi un gol di rabbia, però è stato molto importante perché abbiamo giorni più per lavorare, siamo dentro i playoff, quindi dobbiamo essere molto 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 concentrati. Sì, sì, sono contentissimo infatti per questo gol, che sia per me stesso, sia soprattutto per la squadra, perché ci ha dato nuova vita, ha dato uno spirito diverso alla squadra. E sono contento perché è arrivato in un momento in cui alla squadra si arriva tanto
E come ha detto anche Scott prima, le cose non vengono a caso. Io sono arrivato qui con un sacco di umiltà, mi sono messo ad allenare, a ritrovare la mia forma, e penso che questo gol sia il raggiungimento, diciamo, dell'obiettivo che volevo, ovvero quello di provare a dare la mia mano e il mio aiuto a questa squadra per l'obiettivo. Era un po' di anni che mancavano, immagino che sì. L'emozione. Sì, no, il gol mancava da ormai da prima del conto. In Serie B, sì, in Serie B tanto. E se non sbaglio l'ultimo è stato nel 2017, mi pare, quando ero a Civitanova. E no, il gol generale, ma mi mancava anche quello da tanto, perché tra il Covid, tra che sono dovuto star fermo per varie visite mediche, mi mancava da appunto prima dello stop a causa Covid, quindi un'emozione unica davvero. A proposito di quelle visite mediche, penso che acquisisca anche un peso maggiore. Sì, assolutamente, infatti mi dà proprio quella serenità, quella tranquillità che volevo, che volevo raggiungere soprattutto in questa squadra, perché logicamente arrivato per ultimo, magari i ragazzi appena arrivi dicono: sono arrivato ad aprile, non è facile integrarsi, ma i ragazzi sono stati bravissimi, mi hanno subito accolto benissimo, e quindi sono felice di avergli potuto dare questo in cambio, una mano, diciamo, per l'obiettivo, il raggiungimento dell'obiettivo. Ecco, sicuramente la squadra, come nelle tendenze di Giovanni, ha sbagliato l'approccio, comunque una squadra che doveva, tra virgolette, ammazzare la partita, segnare, invece è andata in difficoltà. Sì, io ho visto una squadra che voleva assolutamente, l'approccio possiamo dire che è stato sbagliato, ma fino a un certo punto, perché si vedeva in campo che i ragazzi volevano assolutamente raggiungere il gol, ma forse lo volevano raggiungere con un po' troppa fretta. Infatti non c'è stato magari quelle manovre ragionate che avevamo provato anche durante la settimana. E l'atteggiamento, diciamo, che come ho già detto, la squadra voleva raggiungere la vittoria e si è visto. Per fortuna sono arrivati due gol e il pareggio, quindi siamo contenti così.